Ok, quindi abbiamo visto un po' le estrematità in generale e ora le possiamo vedere in una sorta di modello di equilibrio economico generale. Cosa si intende con questa frase? Si intende che a differenza di prima dove c'era una sola impresa e quindi veniva prodotto un solo bene e si andava a vedere che cosa succedeva su quel mercato, ora si tiene conto del fatto che esistono diversi beni. Il modello più semplice è quello con due beni. Ok? Quindi andiamo a vedere cosa succede con due beni. Abbiamo ipotizzato l'altra volta che c'è un bene, una impresa produce acqua, l'altra impresa produce carta, no? Uno è un depuratore, l'altro è una cartiera. E TC sono i costi totali per produrre, eccetera. Abbiamo già immaginato che ci sia una fabbrica di carte a monte che scarica in un fiume. A valle vi è un impianto di depurazione dell'acqua. Allora abbiamo pensato, così ipotizzato, insomma, il nostro modello è semplicemente un'ipotesi, che il costo totale del produrre carta sia 5 per C. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni unità di carta prodotta, la cartiera spende 5 per C. Se le unità di carta sono 2, la cartiera in totale spende 10. E di conseguenza il costo marginale per tonnellata di carta, che dice che cosa? Quanto mi costa produrre una unità di carta in più, è costante, ovvero 5 euro. Bene, la derivata. Costo marginale. Il depuratore soffre di una esternalità da parte della cartiera. Se non ci fosse la cartiera, ovvero se C fosse uguale a 0, avremmo che il costo totale del depuratore è 0,5 a 50 centesimi che moltiplica A. Ma siccome c'è anche la cartiera, dobbiamo aggiungere questo termine, che è praticamente il disturbo in termini monetari che la cartiera impone al depuratore. Allora possiamo calcolare i vari costi marginali. Il costo marginale nella produzione di acqua, che cos'è? Dobbiamo fare la derivata del costo totale rispetto alla quantità di acqua prodotta. E come vedete è molto facile, 0,5A la derivata è 0,5, 50 centesimi, la derivata di 5 centesimi per AC è data da 5 centesimi per C. Quindi abbiamo visto che il costo marginale della produzione di acqua risente della quantità di carta prodotta. Ad esempio, se la carta prodotta è 10, la cartiera, il costo per produrre una unità in più di acqua è pari a 1, 50 centesimi più 50 centesimi. Va bene? E allora, che cosa abbiamo? Abbiamo che possiamo calcolare la derivata del costo totale di abbattimento dell'acqua, scusate, la derivata del costo totale nel produrre acqua, rispetto a C, ovvero ci possiamo chiedere come cambia il costo totale se C, la cartiera, aumenta di un'unità la propria produzione e quindi facciamo la derivata del costo totale rispetto a C e ovviamente è 0,005A, quindi la derivata rispetto a C. Allora abbiamo detto, vediamo l'inefficienza prima nel grafico, abbiamo detto che in questo caso per misurare, possiamo misurare, andiamo a vedere, misurare il surplus del consumatore. Che cosa succede per l'impresa? Per l'impresa, vedete, il prezzo è uguale al costo marginale. Bene? Quindi se voi in questo caso qui, guardate qui, per esempio TC uguale 5C. Bene? Quant'è il costo medio? Il costo medio cosa vuol dire? Il costo per produrre una unità di carta. Quindi dovete fare 5C diviso C. Quindi il costo medio è costante. Se l'impresa incassa per ogni carta che vende, unità di carta che vende 5, e questo copre esattamente il suo costo medio. L'impresa fa profitti nulli. Al contrario, potete anche pensare, no? Che se il prezzo è pari, quindi se questo è il costo totale, 5C, i ricavi sono dati da cosa? Dal prezzo per la quantità venduta, quindi dal prezzo per C. E di conseguenza, siccome il prezzo è uguale al costo marginale, i ricavi sono uguali ai costi totali e quindi i profitti sono nulli. Stiamo parlando degli extra profitti, perché nei profitti è inclusa tutta la remunerazione dei fattori produttivi. Quindi per queste due imprese i profitti sono sempre nulli. Quindi
Quindi quello che possiamo andare a vedere è il surplus del consumatore. Il surplus del consumatore, abbiamo detto, è quello che il consumatore guadagna. Se il consumatore dice la prima unità di acqua per me vale 20, la pago 10, io su quella unità di acqua è come se avessi guadagnato 10. La seconda unità vale 18, la pago 10, è come se io avessi guadagnato 8. Quindi dobbiamo fare la somma di tutti questi guadagni, tra virgolette, del consumatore. Di conseguenza, che cosa abbiamo? Abbiamo che, dunque, come mai sento un ritorno in cuffia? Mi sentite? Qualcuno? Boh. Allora, quindi cosa succede? Proviamo a ridurre la produzione di carta. Ad esempio, passando, immaginate che si produca, vedete, che il prezzo della carta è tale per cui la quantità prodotta di carta è 10. Se la produzione di carta passa da 8 a 10, che cosa vuol dire? Vi ricordate? La cartiera produce di meno, quindi inquina di meno, quindi danneggia meno il depuratore, di conseguenza il costo marginale per produrre un'unità di acqua si riduce. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che il benessere del consumatore aumenta di un trapezio, di questo trapezio qui, come abbiamo visto prima. E al tempo stesso, il benessere del consumatore quando consuma carta si riduce di quel triangolino B. Quindi noi possiamo continuare a ridurre la quantità di carta fino a quando il miglioramento che c'è fluendo dell'acqua è maggiore o uguale al peggioramento che c'è usando meno carta. Bene, il discorso è anche molto semplice. Viene prodotta troppa carta e viene prodotta troppa poca acqua. Io posso produrre più acqua, venderla a un prezzo inferiore e i consumatori sono contenti. Sono contenti perché possono spendere di meno nell'uso dell'acqua e possono consumarne di più. Dall'altro lato possono usare meno carta e spendono di più per la carta. Però questi due effetti si compensano e fanno sì che si scelga, sia ottimale, ridurre la quantità di carta. Come vedete, l'ambiente non c'entra niente. Qui è solo una questione di gusti dei consumatori. Bene, semplicemente le risorse sono allocate in modo sbagliato. Cioè ci sono troppe persone che lavorano nella cartiera e troppe poche che lavorano nel depuratore, semplicemente perché la cartiera produce una esternalità attraverso l'ambiente. L'ambiente è solo il mezzo attraverso il quale avviene l'esternalità. Bene, è chiaro questo? Allora, quindi noi lo vediamo ora. Come facciamo a indurre la cartiera a produrre meno? Abbiamo detto, si può mettere un'imposta. Quando noi mettiamo un'imposta T, il costo marginale della produzione di carta aumenta e quindi la cartiera andrà a produrre questo ammontare. Bene? Domanda stupidissima. Ecco, allora a questo punto inizia una parte un po' più ostica. Per cui voi dovete scrivere di più. Abbiamo detto cartiera, costo totale 5C, depuratore, costo totale 0,5A più 0,005AC. Costi marginali, abbiamo detto, la derivata del costo totale rispetto alla quantità di carta è uguale a 5. Fate la derivata del costo per produrre l'acqua. Quale sarà? TCA sarà, abbiamo già detto, 0,05 più, scusate, 0,5 più 0,05C. Bene? 50 centesimi più 5 centesimi che moltiplica la quantità di carta. Quindi possiamo anche calcolare qual è l'effetto malefico che ha la cartiera sul depuratore. Tutte le volte che la cartiera produce una unità in più di carta, questo si riflette in un danno per il depuratore. A quanto pare questo danno appare a 5 centesimi per l'acqua moltiplicato l'acqua che produce il depuratore. Siamo? Se il depuratore stava producendo 10,
anzi facciamo 100, ogni unità di carta in più produce un aumento dei costi per il depuratore di quanto? Di 5 euro. Bene, se è uguale a 100, 5 centesimi per 100 sono 5 euro, quindi se il depuratore aumenta di un'unità la carta, se la cartiera aumenta di un'unità la produzione di carta, i costi per il depuratore aumentano di 5. Chiaro cosa vuol dire questa cosa? Sì? Ci siete? Casa? Casa? Perfetto, grazie. Ipotesi, poi ciascuno risponde per se stesso. Allora, cosa abbiamo fatto? Ipotesi, mercato concorrenziale, ovvero che il prezzo è uguale al costo marginale, quindi il prezzo della carta è 5 e il prezzo dell'acqua è 1. No, quindi non è detto che sia quindi, ma immaginiamo che il prezzo della carta sia 5 e il prezzo dell'acqua sia 1, ovvero che la quantità domandata sia tale per cui sul mercato si realizzano questi prezzi. E a questi prezzi i consumatori domandano 10 unità di carta e 1.500 unità di acqua. Che cosa sono queste? Delle semplici ipotesi, ok? Non venne da nessuna parte, nel nostro disegno abbiamo semplicemente ipotizzato che queste siano le quantità di equilibrio, ok? Se noi mettiamo un'altra funzione di domanda, che in questo caso ora non ho specificato, vengono altri numerelli. Allora ci chiediamo, questa situazione concorrenziale è un ottimo di Pareto? Noi sappiamo già che non è un ottimo di Pareto perché ci sono le esternalità. Lo vediamo in maniera un po' più formale. Allora, che cosa vuol dire 5 versus 1? Il rapporto tra i prezzi 5 a 1. In generale, cos'è questo il rapporto tra i prezzi? Cioè, se il prezzo delle pere è 4, il prezzo del mele è 2. Questo indica che cosa? Quanto i consumatori sono disposti a scambiare tra loro i due beni. In generale tutti i rapporti tra i prezzi significano questo. Quindi cosa vuol dire che la carta è 5 e l'acqua è 1? Che il prezzo è questo? No, vuol dire che se uno ha 5 euro è disposto, è indifferente se comprare una unità di carta o 5 di acqua. Quindi in termini di valore di scambio, il consumatore valuta che una unità di carta equivale a 5 di acqua. Quindi è il valore relativo assegnato ai beni. Chiaramente sul mercato, quindi in media e via dicendo. Quindi una unità di carta è disposto a scambiarla con 5 di acqua. Questo noi lo sappiamo dalla teoria del consumatore. Nella teoria del consumatore sappiamo, ormai tutti, anche quelli che non avevano fatto prima economia, che il rapporto tra i prezzi è uguale al saggio marginale di sostituzione tra i beni. Ok? Vedete? Allora noi sappiamo questo. Allora conviene, noi stiamo facendo analiticamente, discorsivamente analiticamente, quello che abbiamo fatto col grafico prima. Allora, conviene ridurre la produzione di carta, immaginiamo di ridurla così, di una unità. Bene? Allora, quindi i consumatori saranno contenti di rinunciare a una unità di carta quando ottengono almeno 5 unità di acqua in più. Ci siete su questo? Se il prezzo è 5 a 1, vuol dire che dici, ma te rinunci a Satana, no, rinunci a una unità di carta? Sì, a meno che, cioè, rinuncio però voglio almeno 5 unità di acqua in più. Questo vi torna a tutti? Se a qualcuno non torna, alza la mano, ve lo ridico. Casa, ci siete? Ok. Allora, che cosa succede se i consumatori acquistano una tonnellata in meno di carta? Una
ho scritto tonnellata, una unità di carta in meno, chiaramente abbiamo un risparmio di 5 euro. E quindi si immagina che i consumatori spendano interamente il loro budget. Quindi prima spendevano 1.500 euro, perché acquistavano 1.500 unità a 1 euro, ora ne possono spendere 1.010. Quando la produzione di carta è 9, che cosa abbiamo? Abbiamo che il costo marginale dell'acqua scende, vedete? Perché prima è 0,05, però ora anziché avere 0,05 per 10 abbiamo 0,05 per 9. Ci torna? Prima era 10, ora è 9. Il costo marginale del produrre l'acqua prima era 1 euro, ora diventa 95 centesimi. Ci siete? Quindi, se vai alla concorrenza perfetta, avremo che il prezzo della carta scende a 95 centesimi. Allora abbiamo calcolato, sappiamo quant'è il budget allocato dai consumatori, 1.010, quello che possono spendere nell'acqua, e sappiamo anche qual è il prezzo, 0,95. Quindi abbiamo il budget è 10.010, prima era 10.005, il consumatore consuma un'unità di carta in meno, quindi risparmia 5 euro, quindi il suo reddito lo spende in 10.010 euro, perché abbiamo immaginato che un modello senza risparmio non è intertemporale. Oggi il consumatore comprava 10 unità di carta a 5 euro, ok, quindi spendeva 50 euro in carta e 1.500 in acqua. Ora risparmia 5 euro di carta e quindi può usare quei 1.010 e acquistare la carta. La carta costa 95, se fate 1.010 diviso 95 diventano circa 1.063 unità di acqua. Allora, conviene al consumatore fare questo scambio? Ovvero, conviene al consumatore rinunciare a una unità di carta? Abbiamo detto che il rapporto tra i prezzi è 5 a 1. Quindi i consumatori valutano che sono disposti, che per loro una unità di carta vale almeno 5 di acqua. I consumatori, rinunciando a una unità di carta, ottengono quante unità di acqua in più? Vedete, tengono ben 1.063 contro le 1.005 che avevano prima. Ok? Quindi ottengono molto di più rispetto alle 5 unità di acqua alle quali erano disposti a fare l'accordo, ad accettare la riduzione della quantità di carta. Ottengono ben 58 unità di acqua in più. Quindi per i consumatori è conveniente che la cartiera riduca la propria produzione e che il depuratore produca più acqua. Esattamente quel discorso dei triangoli, dei trapezi che avevamo visto prima. La quantità di carta è passata da 10 a 9, i consumatori possono consumare molta più acqua in più, a un prezzo inferiore, il loro surplus aumenta e l'aumento del surplus nel settore dell'acqua è molto maggiore rispetto alla perdita di surplus che abbiamo nel settore della cartiera. Ok, quindi questo è un esempio numerico di quello che abbiamo visto graficamente. Ok, quindi abbiamo detto che in teoria i consumatori avrebbero accettato lo scambio tra 1 e 5. Ora qui abbiamo 1 contro 58, va alla grande. Quindi questo ci mostra che cosa? Che una quantità di carta pari a 10 e una quantità di acqua pari a 1.500 non è qualcosa di
efficiente, non è un modo per allocare i fattori produttivi in modo efficiente. Conviene aumentare la quantità di acqua e ridurreci. Come si fa? Spostando i fattori produttivi dalla cartiera a depuratore. Allora, ora pensiamo un'altra cosa. Qual è il costo totale a livello di intera economia? Questo, almeno nel breve periodo, è dato, in quanto i fattori di produzione sono dati. Quindi noi possiamo pensare che il costo totale a livello di intera economia è dato dalla somma di questi due. Quindi possiamo scrivere questo F, il costo totale a livello di intera economia è 5C più 0,5 A più 0,05 A per C. Ok? Questo ci consente di calcolare la cosiddetta frontiera di trasformazione, ovvero come si può trasformare burro in cannoni. Questo era un famoso esempio in un famosissimo libro di economia. Subito, insomma, diciamo, dopo la guerra, no? Sapete, dopo la guerra c'è il problema della riconversione. E un esempio classico della funzione di trasformazione è: trasformo cannoni in burro. Ovvero, quando c'è la guerra, ho dovuto trasformare molte imprese che producevano cibo e altri oggetti di consumo, hanno dovuto convertirsi in aziende belliche. Dopo la guerra abbiamo la conversione appunto dai carri armati di nuovo aziende che producono beni per tempi di non guerra. Quindi la funzione di trasformazione ci indica semplicemente come posso cambiare, trasformare un bene in un altro spostando fattori produttivi da un settore a un altro. Ok? Quindi noi qual è qui il problema? Noi ci vogliamo. Sì, prego, domanda da casa. Questo indica la frontiera tecnologica, cioè ci dice se e quanto è possibile trasformare un bene in un altro in funzione, e questa curva è data dallo stato della tecnologia. Ok? Quindi semplicemente ci descrive quelle che sono le possibilità tecniche. Ho risposto alla domanda? Cioè, per esempio, sì, diciamo, facciamo finta che uno è un agricoltore e appunto può produrre o le pere o le mele, e allora a seconda di quanti alberi di mele, quanti alberi di pere ha, produce più pere o più mele. Se sta producendo tante pere, invece vuol passare a produrre più mele, deve allocare più i fattori produttivi di più della produzione delle pere piuttosto che nelle mele, no? I produttori, i fattori produttivi sono dati e quindi li deve trasferire da un settore all'altro, il burro e i carri armati. O mettiamo tante persone a produrre armi, oppure tante persone vanno a produrre burro e la frontiera delle trasformazioni ci indica quella che è la possibilità tecnica di trasformare. Quindi di spostare fattori produttivi per produrre più di un bene o più di un altro bene. Ok? Quindi noi in questo caso siamo interessati a capire se io riduco la quantità di carta, quanta acqua in più posso produrre? Ok? Rimanendo invariati i fattori produttivi. Allora, vedete, questa qui è un modo semplice per ricavarla. Vedete che cosa c'è qui? Vedete, se F è fisso e ricavate A, quindi risolvete per A, ottenete che A è uguale a F-5C più 0,5 più 0,005C. A noi non interessa quanto è F, vedete, questa è una relazione tra la A, espressa in funzione di C, tra la A e la C. Ok? Quindi noi che cosa possiamo fare? Se noi possiamo sapere quant'è la derivata di A rispetto a C, ovvero
se C aumenta di una unità, di quanto deve ridursi la quantità di acqua. Oppure se io riduco C di una unità, di quanto si può aumentare la quantità di acqua. Non deve, ma può. Ok? Allora, questo qui noi possiamo fare la derivata, però possiamo anche per calcolare questa derivata usare il cosiddetto teorema delle funzioni implicite, elaborato da quel signore che sta accanto alla Piazza dei Cavalieri, fermo con la statua bronzia, Ulisse Dini. Allora, praticamente questo teorema ci consente di dire che il saggio marginale di trasformazione, in questo caso, quindi noi partiamo dalla nostra F, non abbiamo bisogno di esplicitare nulla. Vedete cosa abbiamo fatto? Da F abbiamo detto da cui si ricava la frontiera di trasformazione. L'abbiamo esplicitata. Invece noi la nostra funzione F è una funzione di A e di C. Il teorema del Dini vi consente di calcolare quel rapporto, questo qui che scrivete, che scriviamo davanti, guardiamolo in maniera più generica. Questa qui è la mia F. F di x e di y, una funzione della carta e dell'arco. Ok? Noi che cosa abbiamo fatto? Da questa, con questo passaggio qui, l'abbiamo trasformata, abbiamo detto, quindi questa F deve essere più così, F di A e di C, la funzione dell'acqua e della carta. Abbiamo detto che questa qui è un costante. E poi da qui abbiamo detto quanto è A funzione di C e di qualcos'altro. Bene? Poi noi possiamo fare la derivata di A rispetto a C e sapere appunto questo saggio marginale di trasformazione. Quanto possiamo trasformare l'acqua in vino, per fare un esempio biblico. Allora, di conseguenza, cosa possiamo fare qui? Il teorema vi dice non c'è bisogno di esplicitare. Perché è più macchinoso qui. È molto più semplice, basta fare quella roba lì, FC diviso FA. Che cos'è FC? Abbiamo detto che quando il numerello è messo piccolo è la derivata parziale. Quindi basta calcolare la derivata parziale della funzione rispetto a C, la derivata parziale del DF rispetto ad A e metterci anche un meno davanti. Però noi la prendiamo in valore assoluto, quindi siamo a posto. Quindi basta semplicemente fare il rapporto tra i costi marginali, come quelli che hanno fatto microeconomia, dovrebbero sempre saper bene. Quindi il saggio marginale di trasformazione è uguale anche al rapporto tra i costi marginali. Ci siete? Un attimo. Abbiamo detto, normalmente, ecco, un chiarimento sulla notazione. Quando voi avete f di x e di y, possiamo scrivere la derivata di f rispetto a x, ma possiamo anche scrivere per brevità fx piccolino. Bene? Ho scritto qualcosa di male, va bene, insomma. Quindi noi se noi abbiamo la nostra funzione f, che è una funzione di A e di C, se noi scriviamo f a piccolino è la derivata parziale di f rispetto ad A. Ok? FC su FA vuol dire FC solamente diviso F, sono diviso, vedete? le Le due derivate parziali. FC diviso FA significa semplicemente la mentre derivata di F rispetto a C diviso la derivata di F rispetto a A. Quindi così, questa qui è la derivata parziale di f rispetto a c diviso la derivata parziale di f rispetto ad a. Mentre E questo qui, aspetta un attimo, questo qui è uguale a che cosa? Questa qui, vedete, f com'è fatta? F è la somma dei costi marginali. Quindi, attenzione, in questo caso però non sono i costi marginali privati, ma sono come se le due imprese fossero unite in un'unica impresa. Tant'è vero che vedete, quant'è la derivata di F rispetto a C? La derivata del costo totale rispetto a C?
non c'è soltanto il nostro costo marginale privato, ma c'è anche l'esternalità che viene imposta al depuratore, ok? Perché se la produzione di carta aumenta di una unità, i costi aumentano di 5, ma anche di 5 centesimi per la quantità che produce il depuratore, ok? E al denominatore abbiamo la stessa cosa. Di quanto aumentano i costi per produrre l'acqua? Aumentano di 0,5, ok? Più che cosa? Più 5 centesimi per la quantità di acqua. Quindi questo è esattamente il costo marginale, questo qui. Bene? Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che otteniamo esattamente, dobbiamo questa roba qui. Aspetta. La domanda riguardava il simbolo, cosa significa il simbolo tra valore assoluto. In effetti dA, quella cosa che sembra dA diviso di C, non è dA diviso di C, ma è la derivata di A rispetto a C. Ok, questa è la derivata di A rispetto a C in valore assoluto. Addirittura, se uno deve essere sempre preciso, dovrebbe scrivere dato F. Bene? Quindi questa è la derivata di A rispetto a C, e invece questo è un rapporto tra i prezzi. Quindi forse poi cambio la slide e la scrivo. No, però in ogni caso, anche se uno cambia le slide, non c'è modo di scrivere. Anche se uno scrive così, di A, vabbè, questa è la derivata di A in DC, dato F uguale FA diviso FC. No, scusate, FC diviso FA. Bene? Altri dubbi da casa di chiarimento? Ecco, qui sì, c'è anche un'altra imprecisione nella slide, che questo qui è... Allora abbiamo il total cost della carta e total cost dell'acqua, va bene? Questo per dire il costo totale dell'acqua e il costo totale della carta. Qui purtroppo è caduta la C. Bene, dove è andata a finire giù la C. Ok, semplicemente scivolata giù. In realtà questo dovrebbe essere la derivata del costo totale nel produrre carta rispetto alla quantità di carta, ok? È più chiaro ora? Esattamente avrebbe dovuto essere come questo. Ci siamo? Casa? Cioè non è il simbolo della derivata, è per dire il costo totale della carta. Non so, potremmo anche scrivere anche costo totale della carta. Avevamo preso questa, non è la derivata, costo totale della carta e costo totale dell'acqua. Ok? E invece questo simbolo qui è una specie di delta che si usa per le derivate parziali. Ok? Cioè, in generale, no, quando voi scrivete f di x, virgola y, una funzione in due variabili, in x e y, la derivata, questa qui, questo segno, questa specie di delta che non è un delta, indica la derivata parziale. Parziale perché ci sono due variabili. Ok, se fosse invece f di x, chiaramente si indica con la derivata di x rispetto a y, con la d normale. Era questo il dubbio? Quindi perché qui abbiamo scritto, ovvero... 5 più noi cosa dobbiamo fare? F, la derivata di F grande rispetto a C, ok? La derivata di F grande rispetto a C l'abbiamo calcolata, è 5 più 0,05A. Questa qui noi come la possiamo concettualizzare con questo, ovvero che cos'è questo primo termine? Questo primo termine è questo. Che cosa ci dice? Ci dice come aumenta il costo totale
nel produrre carta quando la cartiera produce una unità in più. Che cosa ci dice questo 0,05A? Che cos'è? È di quanto aumenta il costo totale del depuratore che produce acqua quando la cartiera produce una unità in più. Quindi, come abbiamo detto anche prima, questo è il vero costo marginale nel produrre acqua, ovvero il costo che considera sia la quantità, il costo in più per la cartiera stessa, sia l'esternalità negativa, ovvero il maggior costo che la cartiera impone al depuratore. Quindi questo questa specie di TCA, questo, ci dice come varia, prendiamolo in termini così, TCA al variare della produzione di carta. Quindi come varia il costo totale nel produrre acqua se la cartiera aumenta di una unità la propria produzione. È l'esternalità, è il valore dell'esternalità. Mentre sotto è banalmente quello che è il come varia il costo totale di produrre acqua rispetto all'aumento di acqua depurata. Quindi, quanto vale il saggio marginale di trasformazione quando C è 10 e A è 1500? Calcolatelo. Allora, se uno sostituisce C uguale a 10 e A uguale a 1500, sappiamo che il saggio marginale di trasformazione, marginal rate of transformation, è uguale a 55 uni. Perché ho messo l'uno sotto? Per ricordarci il significato. Che cosa vuol dire appunto un rapporto? È la derivata di A rispetto a C, ma se noi la interpretiamo in termini finiti, possiamo scrivere delta A diviso delta C. Quindi delta A diviso delta C significa che sotto delta C uguale 1, questo è il nostro delta A diviso delta C. Cioè ci dice che se produco una unità in meno di carta, posso, la tecnologia mi consente di aumentare la quantità di acqua di 55 unità. Bene, questo è il saggio marginale di trasformazione. In quel punto posso trasformare acqua e carta in acqua a un rapporto di 55 a 1. Potrei fare anche il contrario, no? Se io aumento un po' la carta, devo ridurre 55 unità all'acqua. Se io riduco di una unità la carta, posso avere 55 unità di acqua in più nel discreto. Poi invece non abbiamo fatto quelle derivate, va bene? E allora esattamente quello, vedete, il saggio marginale di sostituzione che indica la valutazione che fanno i consumatori è uguale al rapporto tra i prezzi. Perché il rapporto tra i prezzi mi dice sul mercato che cosa trovo. E sul mercato cosa trovo? Trovo che posso sostituire, posso comprare con 5 euro o un'unità di carta o 5 di acqua. Questo mi dice cosa succede sul mercato. E chiaramente quello che succede sul mercato deve essere uguale al valore che viene attribuito dai consumatori. Il valore che viene attribuito dai consumatori è questo SMS, ovvero il saggio marginale di sostituzione che esisteva prima del cellulare e che si chiama MRS, se volete, Marginal Rate of Substitution. Mi pare prima l'avevamo chiamato così. Quindi questo qui è il Marginal Rate of Substitution. Ok? Quindi questo è il mercato, le possibilità di scambio che offre il mercato. Questo MRS o SMS in italiano
rappresentano i gusti del consumatore, dei consumatori. Mentre MRT sono le possibilità offerte dalle tecnologie. Bene? Il saggio marginale di trasformazione. Quello ci dice che possiamo trasformare una unità di carta in 55 unità di acqua, chiaramente in quel punto. Quando noi produciamo 1.005 unità di acqua e 10 di carta. Allora, noi che cosa vediamo? Vediamo che il mercato scambia dei beni, però, come vedete, in maniera inefficiente. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, i consumatori potrebbero stare meglio rinunciando a una unità, a un po' di acqua, scusate, a un po' di carta, per avere acqua in più. Ok? Quindi, nel nostro esempio, occorre ridurre il prezzo dell'acqua e aumentare il prezzo della carta, e se va alla concorrenza perfetta, che cosa otteniamo? Otteniamo che il prezzo dell'acqua deve essere uguale, come abbiamo detto, al costo marginale della produzione di acqua. Il prezzo della carta deve essere uguale al costo marginale della produzione dell'acqua e della carta, quindi il prezzo della carta deve essere uguale al costo marginale della produzione di carta. E come vedete, questo è dato da che cosa? Da questa parte qui, che è il costo marginale privato, è il costo marginale della cartiera. E questo qui invece è il costo marginale che la cartiera produce sul depuratore. È il danno marginale, il valore del danno marginale, perché sono euro costo totale. Ok? Allora, vedete, se noi mettiamo i prezzi uguali ai rispettivi costi marginali, noi otteniamo proprio che cosa? Il prezzo della carta deve essere uguale a 5 più 0,05A. Prezzo uguale costo marginale, lo vedete, ce l'abbiamo sopra. Poi, questo qui, vedete, questo allora, ad esempio, lo possiamo ottenere con un'imposta. A quanto deve essere uguale l'imposta? Banalmente, vedete, il prezzo della carta è uguale a 5 al suo costo marginale. Dobbiamo aumentare i costi marginali dell'impresa in modo tale che il costo marginale da produrre carta sia 0,05A. Allora noi possiamo fissare un'imposta pari appunto al valore dell'esternalità, appunto a 0,05A, oppure costringendo l'impresa a fondersi, oppure con altra politica. E allora, chiaramente, se noi mettiamo quella regola, vediamo un po'. Quindi, se noi mettiamo un'imposta pari a 0,05A, viene fuori che il costo marginale della cartiera diventerà esattamente uguale al costo. Bene? Quindi noi, che cosa abbiamo qui? Come vedete su questa slide, ci facciamo delle ipotesi sulla funzione di domanda. Allora, poi ve le guardate con calma. Noi abbiamo fatto delle ipotesi, quindi abbiamo ipotizzato che il prezzo della carta sia uguale a 205-20C, il prezzo dell'acqua sia uguale a 2305-A diviso 1300, e quindi avete queste due cose, queste due rette. Se la situazione iniziale è C uguale a 10 a 1500, i prezzi sono, come ha detto, il 5 e 1, questo è il grafico corrispondente, esattamente il grafico che abbiamo fatto prima, ma ora con dei numerelli. All'inizio, quello di sinistra è il mercato della carta, quello di destra è il mercato dell'acqua, vedete? Ci sono due beni. Allora, che cosa succede? Questa è la situazione quando il prezzo è 5, la carta domandata è 10.
Che cosa stiamo, prima abbiamo ipotizzato che fossero. Ora noi ipotizziamo che le funzioni di domanda siano quelle. Prima abbiamo ipotizzato un valore, ora ipotizziamo tutto un insieme di valori. Allora abbiamo anche ipotizzato, vedete, che quando il prezzo è 1, la quantità di carta è 1500. Questa situazione potrebbe venire fuori da queste funzioni di domanda. Ma ci sono infinite funzioni di domanda che danno luogo a questa situazione. Allora noi che cosa diciamo? Allora possiamo calcolare. Questo è il surplus e questo è il surplus nell'acqua e nella carta. Come si fa a calcolare il surplus? È facile, 205 meno 5, vedete? È questa l'area di un triangolo, 205 meno 5 che moltiplica 10 diviso 2. E otteniamo che il surplus del consumatore nel consumo di carta è pari a 1000. Abbiamo calcolato quest'area. Quest'area è data da 10 per 200 diviso 2. Bene, alla stessa maniera possiamo calcolare il surplus nel consumo di acqua. Il surplus del consumatore nel consumo di acqua, quanto ci guadagna? Il consumatore che cosa fa? Per calcolare bisogna fare appunto 2305, che è questo puntino qui. Questo. Qui, questo. 2305 meno, scusate, 2305 diviso 1300 meno 1, che sarebbe quando l'acqua è 0, l'intercetta, meno 1 è questo, quindi noi mettiamo l'acqua, calcoliamo l'intercetta, l'intercetta è 2305 diviso 1300, meno 1, questo è questo termine qui. Ok, per 1500 diviso 2, area del triangolo, e otteniamo che quell'area in verde è 388,5. Ok, quindi il surplus totale è, porca miseria, è sparito qui tutto, il surplus totale è 1388,5. Quindi riprendiamo i dati, perché è saltato questa slide. Ok, allora, quello è il surplus totale. Allora a questo punto immaginiamo di imporre questa imposta T. Bene? Quindi noi stiamo calcolando, vogliamo calcolare il punto efficiente, cioè quello che massimizza la somma dei surplus. Abbiamo detto che un'idea potrebbe essere quella di mettere un'imposta T pari al danno marginale della cartiera sul depuratore. Bene? Abbiamo anche ipotizzato, perché in questa maniera che cosa accade? Accade che il saggio marginale di trasformazione è uguale al rapporto tra i costi marginali, tra i veri costi marginali, e deve essere uguale anche al rapporto tra i prezzi. Quindi noi stiamo calcolando quello che è il prezzo tale per cui i surplus sono massimizzati. Chiaro? Quindi semplicemente abbiamo detto che mettiamo un'imposta pari al valore dell'esternalità. Quindi prezzo uguale costo marginale, che cosa facciamo? Vedete le funzioni di prima? 205 meno 20C, che questo è il prezzo, deve essere uguale a 5 più 0,05A. E quindi che cosa otteniamo? Otteniamo C uguale 10 meno A diviso 400. Fidatevi dei conti. Depuratore. Il depuratore che cosa fa? Sceglie appunto prezzo dell'acqua uguale al costo marginale, quindi come prima 0,5 più 0,05C, che è il costo marginale, deve essere uguale al prezzo, e il prezzo dell'acqua lo vediamo lassù in cima in alto. È chiaro cosa facciamo? Noi semplicemente andiamo a prendere le nostre funzioni di domanda, che sono PC 205 meno 20C, queste qui in alto, no? E PA 2305 diviso A diviso 1003, e le eguagliamo ai costi marginali. Solo che mentre
per il costo marginale dell'acqua, del depuratore, l'equazione è sempre quella di prima. Ora correggiamo l'equazione del costo marginale della cartiera per tener conto dell'inquinamento che produce e dei danni che genera sul depuratore. Bene? E quindi alziamo con un'imposta il costo marginale del produrre la carta per tener conto delle esternalità. Va bene? La logica spero che sia chiara. Allora noi che cosa facciamo? Diciamo che 0.05 più 0.5C, ovvero il costo marginale deve essere uguale al prezzo, e da quello otteniamo che la quantità di carta deve essere 1655 meno A diviso 65. E noi chiaramente li possiamo mettere a sistema e ottenere, poi il conto lo potete fare, anzi è utile che lo facciate per esercizio, ottenete che la quantità ottimale di acqua con queste funzioni di domanda è 1200 e la quantità ottimale di carta è 7. Il prezzo dell'acqua è 85 centesimi e il prezzo della carta è 65. Come vedete è molto diverso rispetto a prima, perché mentre prima il prezzo della carta era 5 in situazione di concorrenza perfetta senza tener conto delle esternalità, ora il prezzo della carta va a 65. Il prezzo dell'acqua prima era 1 e ora va a 85 centesimi. Va, non è che va, in una situazione ideale. Qual è il surplus del consumatore nella carta? Anche qui cosa dovete fare? Dovete pensare a quel grafico di prima, quindi all'intercetta e quindi quei triangoli. Io ho fatto io il conto, 205 che è l'intercetta, meno 65 che è il prezzo, per cosa? Per la carta 7 diviso 2. Viene che il surplus del consumatore della carta è 490. Questo 490 euro è quello che i consumatori, tra virgolette, guadagnano nel consumare carta. Ok? E nell'acqua, anche qui, cosa abbiamo? L'intercetta è 2805 diviso 1300. Meno, che cosa? Il prezzo, 0,85. Che moltiplica, che cosa? 1200, che è la quantità di acqua consumata, diviso 2 perché è un triangolo. Ok? E quindi cosa otteniamo? Otteniamo 490 più 553,8, poi più dobbiamo anche considerare il gettito dello Stato, no? Perché i consumatori, cioè le imprese, scusate, pagano un'imposta e l'imposta che pagano è data, pagano 0,5, quindi T è 0,05 per 1200. Cioè 5 centesimi per 1200, perché 1200 è la quantità di acqua. Perché ricordatevi che l'esternalità che produce la cartiera dipende da quanta acqua sta producendo il depuratore, che è anche ragionevole, no? Se il depuratore non produce nulla, il danno non è nulla, non c'è. Se il depuratore produce tanto, la cartiera ha anche un alto impatto. Quindi quello è il danno marginale, abbiamo messo T uguale 60, e quindi il gettito è 60 imposta per 7 unità di carta che è pagato dalla cartiera, che quindi dà un gettito di 420. Se fate la somma ottenete che il surplus totale è 1463,8. Aspettate. Andiamo un attimo indietro, ecco, è ripartito. E quanto era il surplus prima? Era niente, si è arrabbiato. Era 1388,5. Ok? Come vedete che il surplus complessivo è maggiore. In concorrenza perfetta, quando la produzione di carta è 10 e quella di acqua è 1500, abbiamo un surplus di 1388.
Invece in concorrenza, scusate, quando mettiamo un'imposta pari al valore del danno marginale, otteniamo un surplus complessivo maggiore. Di 1.463. Bene? Quindi semplicemente in questa maniera noi abbiamo ripercorso quel grafico che abbiamo visto all'inizio. E quindi la logica è quella lì. La cartiera produce un danno sul depuratore. Attenzione che questo danno, come abbiamo detto all'inizio, non è facilmente individuabile, non è che il depuratore può portare la cartiera in tribunale, perché altrimenti non ci sarebbero questi problemi. La cartiera dovrebbe tener conto delle esternalità che produce. Quindi questo esempio è un esempio molto semplificato, e però è un modello che serve a darci un po' questa idea. E allora noi che cosa abbiamo? Quindi, se riduciamo la quantità prodotta dal bene inquinante, questo riduce i costi per altre imprese che inquinano meno. E di conseguenza queste imprese, semplicemente perché devono sopportare meno costi, possono produrre di più. E di conseguenza si può espandere la produzione nei beni meno inquinanti e contrarre la produzione nei beni più inquinanti e arrivare a un risultato che dal punto di vista dei consumatori, dell'intera società, è migliore. Chiaramente per gli operai, cioè, la transizione ha dei costi, però qui si tratta di, quindi uno dovrebbe farla velocemente eccetera, però da un punto di vista puramente economico non ha, diciamo, è un'allocazione di risorse sbagliata avere tanti lavoratori in settori inquinanti e pochi in settori meno inquinanti. Ora nelle slide trovate che tutto dipende dalle funzioni di domanda. Ad esempio, nella funzione che trovate nelle slide, abbiamo il caso in cui addirittura la quantità di carta prodotta va a zero. Questo è semplicemente per farvi capire che potrebbe anche essere il caso, vedete come c'è scritto nella slide, in una slide iniziale, potrebbe essere anche che stiamo producendo un bene che non vale la pena produrre. Di nuovo, non per la salute delle cince allegre, ad esempio, ma semplicemente per un calcolo egoistico dei consumatori, per soddisfare le preferenze dei consumatori. Allora noi cosa potremmo avere se noi avessimo queste due funzioni di domanda diverse, appunto P uguale a 10 meno C mezzi, e il prezzo dell'acqua 56 meno A per 11 due centesimi, avremmo che prima dell'introduzione della tassa la quantità di carta prodotta è positiva, mentre se noi mettessimo a sistema addirittura si dovrebbe produrre meno 100 unità di carta, che realmente non è possibile, e quindi si dovrà mettere a zero e sarà la cosiddetta soluzione d'angolo o corner solution, come spesso si trova in inglese. Ok? E anche qui trovate un piccolo approfondimento in cui poi si calcolano i profitti, ma insomma non è nulla di particolare. Ok? Quindi io vi lascerei per casa da riflettere bene su questa lezione, ok? Che è una delle lezioni un pochino più noiose da un punto di vista analitico. No? Perché qui calcoliamo il surplus come 2035 diviso 1.003. Questo, a fare questo punto qui è uguale a 2.305 diviso 1.003. Perché? Perché A è uguale a 0. Ok, quindi noi stiamo calcolando questa curva di domanda quando A è uguale a 0. Quindi quando A è uguale a 0, il prezzo è uguale a 2.305 diviso 1.003. Poi noi dobbiamo calcolare questo lato di questo triangolo.
Quindi questo lato di questo triangolo è dato da 2375 diviso 1003 meno 1. Quindi quando noi andiamo a calcolare il surplus è 2305 diviso 1003 meno 1, ovvero questo pezzettino, per 1005. Bene, è stato chiaro la risposta? Perfetto.